Salve a tutti ragazzi, sono ZWillix. Questo martedì Rockstar Games ha deciso nuovamente di regalare dollari a tutti i giocatori di GTA Online. E questa volta potete ricevere fino a 1.800.000 dollari in totale. Potete guadagnare 300.000 dollari gratis semplicemente per aver fatto accesso questa settimana, più altri 500.000 dollari bonus se avete già completato sia la prima che la seconda missione del tesoro, della caccia al tesoro. Parliamo di 250.000 dollari a missione. Siccome diciamo che non manca molto all'uscita di Red Dead Redemption 2, Rockstar appunto ha deciso di dare anche questo bonus. Sicché se avete già fatto tutte le cacce al tesoro, guadagnerete un totale di 800.000 dollari semplicemente facendo accesso. Se invece non avete ancora completato queste due cacce al tesoro, siete ancora in tempo, non vi preoccupate. Anche qui, ad ogni sfida completata, riceverete questo bonus di 500.000 dollari settimana prossima. Però attenzione, dovete completarle prima della mattina di martedì 16 ottobre. E se non avete ancora fatto le cacce al tesoro, in totale guadagnerete 1 milione di dollari, perché, per chi non lo sapesse, completando le cacce al tesoro riceverete già di suo una ricompensa di 250.000 dollari. Quindi se fate i conti, completando le due cacce al tesoro questa settimana guadagnerete 1 milione di dollari in totale. Riguardo invece il milione, per ottenere questo 1 milione di dollari dovete aver prenotato Red Dead Redemption 2 in versione digitale. Questo vale sia per i giocatori di PlayStation 4 che di Xbox One. Se lo avete prenotato, sempre facendo accesso su GTA Online entro il prossimo martedì mattina, otterrete questo 1 milione che riceverete settimana prossima, aggiunto agli altri soldi. Se avete intenzione di prenotarlo sul PlayStation Store oppure sul Microsoft Store, una volta preordinato con lo stesso account dove giocate a GTA 5, appunto il nuovo Red Dead Redemption 2, fatta la prenotazione basterà fare un accesso a GTA Online e avrete ricevuto questo 1 milione insieme al resto dei soldi che dovete ottenere. I soldi che avete, diciamo, guadagnato in totale verranno consegnati non subito, attenzione, non subito, ma tra la mattina di martedì 16 ottobre e la mattina di martedì 23 ottobre, con la solita scritta che ormai conosciamo tutti. Quindi, ricapitolando, guadagnerete 800.000 dollari se avete fatto tutte le cacce al tesoro o se le completerete prima di martedì 16 ottobre, e più un altro 1 milione in caso abbiate deciso di preordinare Red Dead Redemption 2 in digitale per qualsiasi versione. Non importa avere la limited edition, potete anche preordinare l'edizione normale per ottenere questo 1 milione. E in totale potete ricevere appunto o 1.800.000 dollari o 800.000 dollari. Riguardo altri contenuti, sempre facendo accesso entro la mattina di martedì 16 ottobre, riceverete il completo reticolato verde in omaggio. E questa settimana Rockstar ha aggiunto nel sito Super San Andreas Super Autos 3 auto già esistenti nel gioco dal 2013. Esattamente la Imponte Reiner, la Karin Futo e la Bollocan Prairie. Se le acquistate nelle modifiche non cambierà niente, eccetto la possibilità di applicare nuove livree. Non solo abbiamo nuove livree in queste 3 auto, ma anche nella Maibatsu Penumbra, nella The Classe Mamba e nella Invetero Coquette Classic. Ecco qua tutte le livree che abbiamo ricevuto questa settimana. Oltre a queste aggiunte abbiamo il doppio guadagno di dollari ed RP fino alla mattina di martedì 16 ottobre in queste modalità competizione: velocità esplosiva remix, lotta di classe remix, running back remix e sumo remix. Inoltre abbiamo anche la doppia velocità sul guadagno del nightclub con la popolarità. La prova a tempo della settimana si trova in questo punto della mappa se volete guadagnare 52.000 dollari extra, mentre gli sconti della settimana che vi consiglio sono il 35% di sconto sugli aerei del sito di Elitas Travel. Gli sconti che reputo migliori in questo sito sono l'Alfa Z1, il Deltaplano Ultralight se volete cazzeggiare, il Sea Breeze e l'Howard NX25. Il resto evitatelo a occhi chiusi. Poi abbiamo il 35% di sconto su tutti i garage a 10 posti, il 30% di sconto sulla Jester Classic, sulla Swinger, sulla Dominator GTX, sulla Super Outarch e sulla Sportiva Paria, il 25% di sconto sugli arredamenti e gli oggetti di estetica per il vostro nightclub ed infine il 25% di sconto su tutti i vestiti dei DLC dei nightclubs. Mi raccomando ragazzi, evitate assolutamente a tutti i costi quella cagata del Festival Bus, anche se si trova in sconto. A noi degli sconti sulle cagate ci importa una sega. Questa settimana arriveranno altri video su Red Dead Redemption 2, come anche l'intervista di Franklin sottotitolata in italiano. Da ZWillix è tutto, noi ci sentiamo al prossimo video.